Ciao ragazzuoli, sono Broadquell e visto che oggi faccio gli anni, e vai, sono sopravvissuto, ho intenzione di scassarvi le scatole di nuovo con un altro Transformers, ma questa l'ho tenuta apposta per il mio compleanno. Questa è la mia Lady, la mia diletta. Un Transformers che ho cercato per fiere, visto che me la persi quando era nei negozi, e sì, è bellissima. Signori, quest'oggi vi parlo di Black Arachnia di Transformers Animated, una serie che soprattutto qua in Italia è fortemente sottovalutata, se mi volete dare ascolto. Già la forma veicolo è sexy. Questo meraviglioso ragnone, una vedova nera, come potete vedere, ecco qua. Dal segno sull'addome, viola e nera con dettagli dorati e questi occhi rossi che sono così. Oh yeah! La forma animale, devo dire, è veramente bella. L'unica cosa che vi può far capire dove vadano certe cose sono le mani nascoste qua sotto le zampe posteriori, per il resto è veramente fantastica. È comunque lineare, il look cartoonish, comunque un po' spigoloso, aggiunge solo alla bellezza. È veramente fantastica, cioè, vista da tutte le angolazioni, è stupenda. E oltretutto potreste appenderla perché qua dietro alloggia la sua arma, che è un rampino corda estendibile che basta pigiare perché aspetta, dov'era il. Ma arrivo, basta pigiare, l'ho fatto fuori schermo, ok, perché lo riavvolga. E devo dire che la presa del rampino è veramente ottima, non è molle per niente, anzi è uno dei pochi giocattoli a rampino riavvolgibile validi, solidi, cioè a tuttora. E insomma, già come Tarantola, mi viene da chiamarla Tarantola perché Black Arachnia, in quanto tale, perché in Animated ha una storia un po' particolare, Black Arachnia esordì nella Beast Wars, ovvero sia in italiano in Biocombat, come una recolor del giocattolo di Tarantulas, che come immaginerete diventa una tarantola. Lei ovviamente è una vedova nera, però ogni tanto mi capita ancora di scivolare su questi dettagli. Ma una volta vista la sexy vedova nera nella sua forma animale, vogliamo vedere com'è in forma robot? She's sexy. Cioè, la forma robot è fantastica, non dà l'idea di un ragno ripiegato come potrebbe essere magari in altre Transformers, è veramente bella, cioè ogni pezzo si allinea alla perfezione, è veramente spettacolare, sono assolutamente soddisfatto, i dettagli la fanno diventare effettivamente com'era nella serie animata, che io ricordo con tanto affetto per essere comunque forse una delle ultime serie animate di Transformers effettivamente disegnata, con l'eccezione di diciamo, serie diciamo, secondarie come possono essere i Rescue Bots, che è una serie più per bambini. Però è davvero bella, cioè, ci sono tutti i dettagli che ti riportano esattamente a come nel cartone e tutti i pezzi si allineano in maniera intelligente. Cioè, guardate già solo come, per non fare la vita troppo sottile, i pedipalpi della vedova nera si allineino per delineare la sua vita. Cioè, è bellissima. Poi l'arma, come vedete, la potete attaccare qua nell'interno del braccio. Però se non la volete, a parte che potete staccarla e metterla via. Ma se avete paura di perderla, c'ha un punto per nasconderlo molto furbo che è. Qua, vedete dietro il collo?
si può inserire, facciamo al contrario, così. Ecco qua. Così va anche a nascondere eventualmente alcune parti della trasformazione che poteva lasciare scoperto, e da davanti è praticamente invisibile, quindi non rischiate nemmeno di perderlo. È meravigliosa, cioè, volendo, se volete simulare il pungiglione che usava nello show, basta tornare a ruotare la parte della zampa del ragno e anche la sua arma da corpo a corpo. Questa io continuo a chiamarla la mia Lady perché davvero è diventata la mia preferita. È meravigliosa. E lo ammetto, Transformers Animated è una serie che io stesso avevo preso sotto gamba quando uscì in TV. E per questo mi è sfuggita praticamente tutta la linea di giocattoli. Ed è una cosa di cui mi sono pentito tantissimo. Black Arachne l'ho cercata per fiere negli anni seguenti e sono più che felice di averla trovata. E poi siete pronti? C'è la torcia. Sapete già cosa vuol dire? Light piping. È bellissima. Guardate quanto si vedono bene gli occhi. I quattro occhi da ragno sono bellissimi. È assolutamente meravigliosa. Non importa come la si metta, questo è un giocattolo fantastico. È davvero un must have, non solo per la bellezza del giocattolo, ma anche per la bellezza del personaggio. Cioè, che voi contiate il personaggio della Beast Wars, dei Biocombat, appunto, com'è in Animated, come l'hanno riutilizzato nelle storie a fumetti. Black Arachnia è un personaggio veramente fantastico che in Transformers Animated, senza farvi spoiler sulla trama, vabbè che è una serie vecchia, però non vi voglio anticipare nulla nel caso la vogliate recuperare, si lega anche come storia a un altro personaggio classico invece della generazione 1, portando i fans di entrambi questi personaggi a unirsi per celebrare questa meraviglia, perché effettivamente come design, storia e tutto il resto è meravigliosa. E io rimpiango che non siano andati avanti con le stagioni, perché c'era un progetto per la serie successiva, per Black Arachnia, per fondare i Predacons. Già durante la storia Altera, Wasp, diciamo un robot simile a Bumblebee, nel mostruoso Waspinator, in italiano chiamato Punginator, un gigantesco mostruoso robot Vespa, e c'erano progetti effettivamente per fondare i Predacons a tema insetto, quindi avrebbe alterato anche Inferno nella sua forma di formica rossa e via dicendo. Io mi dispiace tantissimo che non si sia progredito in questo senso, perché avrebbe solo aggiunto altre profondità a un personaggio già assolutamente meraviglioso. Questo era il mio video per il mio compleanno. Ci tenevo che fosse lei e ci tenevo a condividerla con voi. Come sempre potete cercare Black Arachnia su bigbadtoystore.com o su tfsource.com. E ve la consiglio tantissimo, perché se già non fosse chiaro, Black Arachnia non è che può far parte della vostra collezione, deve fare parte della vostra collezione. Detto questo, ragazzuoli, vi saluto. Dipendenza dalle donne ragno? Io non ho nessuna dipendenza dalle donne ragno. Voi avete una dipendenza dalle donne ragno? State zitti, non giudicatemi!